lanciamo questo gruppo di lavoro, il laboratorio di idee, Sud al Centro, che mette il Sud proprio al centro della tematica di sviluppo dei prossimi giorni. Lavoreremo per creare dei momenti di riflessione su quelle che sono le tematiche più importanti che caratterizzano, diciamo, l'impegno a favore del meridione. Semplificazione, detassazione, decontribuzione, agricoltura e turismo sono, diciamo, gli assi portanti di questo lavoro. Lo faremo assieme ad amministratori locali e assessori che vogliono unirsi in questo bagno civico di cui ho parlato poc'anzi. Questo cosa potrei garantire e portare a questo partito? Sì, io con loro ho un rapporto di amicizia e di stima che spero, mi auguro, reciproca, sia con Sommese, con Pisacane, con Porcelli, con Matera, che sono oggi intervenuti. Ho un rapporto quotidiano e costante con loro, diciamo, mi confronto spesso sulle dinamiche regionali. Il mio impegno in azione, un impegno che verrà da quelle prossime ore ufficializzato e reso noto, sono d'intesa con i riferimenti nazionali, regionali, comunali e provinciali già da diverse settimane. Spero di poter ufficializzare quanto prima il mio ingresso in azione per poter iniziare a lavorare in maniera entusiasmante, in maniera concreta e determinante per questo nuovo soggetto politico. Tanta gente per te è motivo di orgoglio. Sì, sono davvero contento di aver avuto questa risposta questa sera. Erano persone che stavano qui in maniera sentita, in maniera leale, in maniera convinta e non in maniera costretta come spesso capita in alcune manifestazioni politiche. Quindi questo mi fa ben sperare per il futuro e per la sfida che mi appresto ad affrontare. Il prossimo appuntamento sarà quello delle elezioni europee per voi? Sì, assolutamente sì. Come sapete abbiamo fatto diversi passi indietro negli ultimi anni, ora è il momento di fare qualche passo in avanti. Lo faremo attorno a questa candidatura che costruiamo da diverso tempo, da diversi mesi, con entusiasmo e con tanta voglia di dimostrare di essere in campo per poter vincere. Sì, innanzitutto non avevamo dubbi della grandissima partecipazione di questo bel evento organizzato da Luigi qui in questa sala gremita. Cogliamo anche l'occasione per dare il benvenuto a Luigi Bosco, non solo un singolo soggetto ma un intero movimento, un apparato che è un po' quello che prova a fare azione, ad essere il punto di riferimento di tutte le forze riformiste, liberali, popolari, e per fare questo c'è bisogno di persone che come Luigi condividono e vivono quotidianamente il territorio, portano quelle che sono le istanze del territorio nelle istituzioni. Noi siamo contenti di questo percorso e attraverso questo lavoro che faremo nel mezzogiorno porteremo sicuramente il partito, il nostro obiettivo azione, porterà il partito al 20%. Grazie. Vi do pure dal piano superiore per un brindisi di natalizio, perché come giustamente dicevano i miei amici è Natale ed è anche bene in maniera conviviale confrontarci, perché non ci piace l'impostazione rigida, no? Noi di qua gli amici dall'altra parte, bisogna colloquiare magari in quel momento, scambiare qualche opinione anche a conforto dell'iniziativa che parte oggi e che ci sarà protagonista nei prossimi 16 mesi in maniera presente e costante sul territorio campano e non solo nel sud Italia. Quindi grazie a tutti per essere qui, grazie a tutti. Grazie.